Andando per mare ed allungandoci lungo le coste, facciamo un passo molto più in là, molto più su rispetto agli stessi confini della Campania. Sfondiamo nel Lazio e andiamo a Sperlonga. Lo vedete, abbiamo in collegamento il sindaco Armando Cusani. Buonasera, sindaco. Buonasera. Allora, sindaco, la costa laziale. Ecco, incominciamo da un ragionamento generale, poi andremo sull'obiettivo per il quale ci siamo sentiti e per il quale, insomma, ci siamo incuriositi di questa trovata che è stata, diciamo, importante soprattutto in questo periodo. Ecco, ma a proposito di fase 3, la costa laziale, quindi anche Sperlonga, come sta reagendo e come si sta riaprendo dopo le chiusure note che abbiamo subito un po' tutti nei mesi passati? Con sorpresa, bene, molto bene, ovviamente piena di italiani che hanno voglia di recuperare una lunga fase di isolamento o di confinamento e con entusiasmo provano a riappropriarsi della loro libertà, la libertà anche di vivere il tempo libero, il mare, la vacanza, ovviamente, devo anche aggiungere, con grande senso di responsabilità, perché sfatiamo un po' anche questo luogo comune, no? Che le spiagge, almeno le nostre, devo dire, quelle di Sperlonga, sono, la gente rispetta il distanziamento, quando deve usare la mascherina la usa nei luoghi chiusi, quindi devo dire che almeno questi primi giorni, queste prime decade sono all'insegna dell'ottimismo e forse ce la facciamo ad arrivare alla fine dell'estate anche evitando contagi, evitando di contribuire alla risalita della pandemia, ma invece contribuendo a una discesa magari che ci porta a contagio. E questo è un fatto importante, considerate che le spiagge in questo momento sono come gli stadi, ci sono le stesse difficoltà di tenere lo stadio, per la quale scelta ovviamente il governo nazionale ha deciso che le partite si fanno a porte chiuse. Ecco, noi non possiamo fare sulla spiaggia attività a porte chiuse, perché dobbiamo consigliare a tutti di andare al mare, e proviamo a farlo in maniera organizzata. Ora, certo, c'è una differenza tra gli stabilimenti balneari in concessione e le spiagge libere. Abbiamo delle difficoltà nelle spiagge libere, però l'autodisciplina e la nostra organizzazione è un mix buono per tenere la gente nella giusta dimensione nel rapporto anche con il distanziamento. Lei diceva un flusso turistico soprattutto di italiani, ecco, ci troviamo provincia di Latina, quindi molto più vicini, Terracina, Gaeta, insomma il Basso Lazio. Quanti campani arrivano a sconfinare, a venire dalle vostre parti? L'altra cosa interessante, e questo secondo me segna anche un po' un dato, potrebbe segnare un dato nazionale, che mentre gli anni scorsi Sperlonga era molto piena di campani, tantissimi campani, noi abbiamo anche tante persone che hanno qui casa, seconda casa, vengono nel periodo estivo spesso, anche nei weekend. In questo momento invece, in questo periodo, dopo il lockdown, abbiamo più romani, quindi è come se i campani avessero scelto, immagino, più la Campania e la costa campana che quella del Basso Lazio. Questa è una cosa molto significativa per far emergere quale riflessione, è che la gente sta attenta a muoversi perché è ancora preoccupata, spaventata, io dico senso di responsabilità questo, al di là di quello che si dice, e quindi non si allontana molto da casa, perché sennò noi siamo veramente, abbiamo, consideri, più del 60-70% dei nostri ospiti sono campani. E in questo momento le proporzioni sono perfettamente al contrario, 60% romani o laziali e anche ovviamente settentrionali e 20-25% campani, e questo dato è ancora più forte nei weekend. Il sabato e domenica, per esempio, noi negli anni precedenti eravamo invasi da campani, soprattutto dal nord della Campania ci si spingeva fino a Sperlonga, che forse era proprio il nord della Campania, insomma, Terracina già un po' meno, e arrivavano veramente tantissime persone. Quest'anno anche i primi weekend, quelli dopo la chiusura, non è pienissima di campani, ci sono campani ma non come negli anni precedenti, una fortissima diminuzione. Questo mi fa pensare che c'è un grande senso di responsabilità anche dei campani, ovviamente come in tutte le regioni, e cercano di fare turismo di prossimità, proprio di prossimità, quindi magari ve li ritroverete sulla vostra isola o sulla costiera amalfitana.
È interessante il dato dei romani perché evidentemente oltre che come andare sempre spesso a Santa Marinella, Santa Severa, si sono spinti un po' più giù per arrivare fino a Sperlonga e poi più giù. Quindi è interessante anche il recupero dei romani stessi o dei laziali in genere, dei bei litorali e delle belle coste che avete. Ma intanto consideri che noi negli anni precedenti avevamo almeno il 30% del turismo era straniero. È un po' come tutti quelli che fanno turismo da anni, noi da pochissimi anni rispetto alla tradizione campana ovviamente, non siamo assolutamente, io dico alle prime armi, no? Voi avete una storia sulle vostre coste che di 400 anni, noi insomma siamo nel Lazio Sperlonga e da una ventina d'anni che inizia a fare turismo sul serio, no? Immagini che noi avevamo 20 anni fa, il 70% del prodotto interno lordo della nostra comunità è l'agricoltura. Noi l'abbiamo portato adesso al 60% del turismo e servizi e il 40% agricoltura di altissima qualità, quindi abbiamo completamente invertito la produzione di ricchezza. Detto questo, il 30% era turismo straniero e quel turismo straniero ovviamente scomparso, per le ovvie e note ragioni che conosciamo da tutte le parti, anche da noi, è stato soppiantato pienamente da laziali, romani, moltissimi romani, e anche dal nord dell'Italia settentrionali, devo dire lombardi, piemontesi. In questo periodo era veramente difficile vedere tanti italiani in vacanza e abbiamo forse riscoperto una cosa positiva. Da questo punto di vista, ovviamente, fa questo dato soffrire meno il turismo balneare piuttosto che anche quello dell'ospitalità, e questa è una buona notizia per l'economia nel suo complesso. Sindaco, io proseguirei questo identikit reale sulla situazione di Sperlonga e del Lazio in generale anche con un altro tipo di problematica. Sperlonga fa parte dell'Italia, quindi sente ovviamente di tutte le problematiche legate alle situazioni del commercio che stenta a ripartire, nonostante i bonus e tutte le agevolazioni che il governo si è affannato ad emettere negli ultimi mesi durante il lockdown. Quindi come sta la situazione economica, soprattutto quella legata al turismo per quanto riguarda la vostra città? Allora, le città, come Sperlonga, ma come tante altre in Italia, vanno analizzate a consuntivo. Anche da questo punto di vista bisogna essere chiari. Noi non possiamo fare un bilancio di quella che poi è l'economia turistica, che si fonde essenzialmente, come sappiamo, in luglio ed agosto, nella nostra realtà, ma anche sulla costiera amalfitana, ovviamente, il periodo primaverile, piuttosto che quello di settembre-ottobre autunnale, quindi quella parte l'abbiamo persa, ma questa parte la stiamo vivendo e la parte dell'autunno vedremo che cosa accadrà. Le dicevo, i segnali sono secondo me positivi, di recupero. Alcune misure a cui lei faceva riferimento, il bonus vacanza per esempio, è poco utilizzato e poco apprezzato dagli operatori, perché nonostante non è estremamente complicato utilizzarlo, ma ha sempre la diffidenza di essere qualcosa per gli operatori che si contratta, tra virgolette, con lo Stato e tiene dentro sempre delle complicazioni. E quindi è poco richiesto, almeno a Sperlonga, io ho provato a fare un sondaggio anche per capire l'impatto di questa misura, è poco richiesto ed è poco utilizzato dagli operatori. Questo per dire che probabilmente quella misura aiuterà poco. Forse aiuterà di più la voglia degli italiani di farsi una vacanza, soprattutto quelli che nel periodo della chiusura e del lockdown non hanno perso il lavoro, non hanno avuto difficoltà di avere un reddito, che non ci dimentichiamo, comunque sono il 70% degli italiani, non sono pochi. Certo, quel 30% è un numero altissimo, un numero gravissimo, un numero verso il quale noi dobbiamo prestare grandissima attenzione. Immaginate che su quel numero ci sono anche tanti stagionali che i primi mesi li hanno persi completamente. La mia domanda, sindaco, andava più nello specifico per tentare di capire dalle vostre parti le strutture alberghiere, soprattutto le strutture ricettive in genere, ma gli alberghi hanno riaperto tutti? Hanno tutti riaperto e sono tutti in, diciamo, ripresa lenta ma costante. Nei weekend a Sperlonga non c'è un posto, io penso, se non prima dei weekend di settembre. Durante la settimana, per esempio queste prime due settimane di luglio, noi abbiamo la stessa presenza dell'anno scorso. Glielo dico perché
monitoriamo la produzione di rifiuti. Come lei sa, noi abbiamo una, noi amministratori abbiamo una misura che ti dà perfettamente l'idea di quanta gente è in vacanza in quel momento, ospiti. Quindi noi i primi 15 giorni a Sperlonga si sono prodotti gli stessi rifiuti dell'anno precedente. Questo dà ovviamente l'idea di una presenza che rispetto all'anno scorso, per questi 15 giorni, per questi primi 15 giorni, non segna diminuzioni. Dalle prenotazioni, dai dati che ci vengono dagli operatori, dagli alberghi, da piuttosto le case vacanze, i B&B, i campeggi e anche gli stabilimenti balneari, su cui c'è una cosa interessante che le dirò subito appresso, ci sono tantissime prenotazioni e quindi io penso, come le dicevo, che probabilmente si potrà, non dico recuperare quello che si è perso in primavera, ma almeno la stagione probabilmente non salterà dal punto di vista economico. Gli stabilimenti balneari, altro dato interessante, noi eravamo a Sperlonga, consideri che noi siamo insieme a Fiumicino e al 13° municipio di Roma il comune che ha più concessioni demaniali, quindi abbiamo circa 63 stabilimenti balneari. La metà della costa dell'arena disponibile è dato in concessione. Noi abbiamo fatto una pianificazione ovviamente negli anni, che tra l'altro danno un gettito alla regione di quasi 400.000 euro, quindi anche una bella entrata. Questi stabilimenti balneari negli anni precedenti avevano tantissimi posti disponibili durante la settimana, quindi non tantissimi abbonamenti settimanali o mensili. Quest'anno hanno già tutto esaurito per luglio ed agosto. È difficile trovare a Sperlonga un posto ombrellone, diciamo noi, con i relativi lettini o la sedia da regista, perché le persone hanno, la gente ha prenotato l'intero mese o per più di una settimana, e questo vuol dire che anche quel settore, che era uno degli altri settori che ci preoccupavano molto, sta recuperando, e quindi probabilmente, non dico che recupererà la primavera, perché non la recupererà, ma probabilmente se ci sarà un buon autunno, pandemia permettendo, se non ci fa scherzi e se non ci saranno chiusure e se teniamo contagio zero, ecco, consiglio, noi monitoriamo molto anche il tema sicurezza rispetto ai contagi. Abbiamo una, diciamo, rete con i medici di base, con il 118, con l'ASL, che costantemente, anche attraverso i test serologici fatti nelle aziende che danno servizi turistici, monitorano costantemente cosa sta accadendo anche in rapporto a cosa è accaduto nei mesi scorsi. Questo per dare anche la certezza alle persone che vengono in vacanza a Sperlonga, che magari arrivano senza Covid e partono col Covid e viceversa. Magari sono asintomatici, arrivano qua probabilmente non sapendo nulla, non avendo nessun sintomo, neanche la febbre, e magari poi ci lasciano qualche regalo. Ecco, questa è un'altra cosa che abbiamo messo in campo, che tende a dare un po' più di sicurezza e a cercare di consentire a tutti di fare una vacanza in tranquillità. E veniamo all'argomento, quello per il quale abbiamo chiesto questo collegamento, oltre che a sapere, e ce ne compiacciamo, che le situazioni vanno sempre per il meglio ed in salita per quanto riguarda l'economia e la ripresa di tutto il comparto non solo turistico della cittadina di Sperlonga. Dicevo, parliamo di questi angeli del mare a quattro zampe. Come è venuta questa idea e a chi, sindaco, per poi svilupparla? Allora, noi siamo da anni, essendo da 24 anni bandiera blu della FEI, questa organizzazione che conoscono tutti, insomma, molto collaudata, che di fatto oramai è diventata una fondazione che certifica la qualità dei nostri servizi turistici, nella, diciamo, accezione più ampia, quindi non soltanto il mare pulito, che ovviamente lo diamo scontato, che non è così scontato, ma insomma deve essere una delle caratteristiche fondamentali per dire che quel luogo è un luogo di qualità ed è un luogo che dal punto di vista ambientale può rappresentare un'eccellenza. Ecco, nell'ambito di questo programma che noi da anni sosteniamo e con il quale programma ci misuriamo ogni anno, perché è una misura, è un esame che noi sosteniamo annualmente, fatta di, come dicevo, tanti servizi che vengono monitorati, sui quali noi proviamo a dare il massimo in termini anche di
di efficienza. Nell'ambito di questa ricerca, il tema sicurezza della balneazione è un punto sul quale noi abbiamo investito molto negli anni precedenti, e per cui sulle spiagge libere a Sperlonga c'è il salvamento, chiamiamolo così, collettivo da anni. Nei punti più importanti noi posizioniamo il classico bagnino con la torretta, e ovviamente per l'altro 50%, come le dicevo, lo fanno i concessionari. Questo proprio per consentire a tutti di farsi il bagno anche in tranquillità. Eravamo alla ricerca di qualcosa di ancora più importante. Inizialmente avevamo visto le tecnologie, no? Perché dall'anno scorso si parla del drone bagnino, non so se avete mai sentito, il drone che si alza in volo e attraverso, diciamo, quella tecnologia può arrivare prima del classico bagnino. E l'anno scorso, quest'anno, parlando con degli amici, mi hanno detto: ma hai mai contattato la scuola nazionale di salvataggio, cani di salvataggio? Dico no, e quindi l'abbiamo contattati ed è nata questa idea straordinaria, perché io li ho visti all'opera, sono veramente uno spettacolo da guardare, ti entusiasmano, perché il fatto che il cane sia così disciplinato e sia così anche attento e sia così anche capace, devo dire più dell'umano, di arrivare vicino alla persona in difficoltà con un'attenzione, con una sensibilità unica. Devo dire veramente, questi animali sono dei Labrador, quindi non sono cagnolini, sono animali anche abbastanza, a guardarli ti incutono anche un po' di timore. Hanno una faccia buona, ma sono grossi, poi attrezzati, non so se lei li ha visti nelle foto, attrezzati con tutto quello che serve per fare poi l'eventuale salvataggio, ti incutono anche un po' di timore, ma hanno una leggiadria in acqua che è una cosa fantastica, e arrivano all'obiettivo rapidamente. E quindi abbiamo subito fatto un accordo con loro, è un'associazione ovviamente di protezione civile, quindi con un modestissimo contributo li ospitiamo e hanno questa loro postazione in una delle spiagge più belle, che è quella dell'Angolo, che va verso la villa di Tiberio, e sta avendo tantissimo successo, perché poi diventa anche un elemento di attrazione per i ragazzi, per i bambini, ma insomma adesso, al di là di questo, è veramente sostanziale il loro contributo ed è un bel esperimento che vorremmo consolidare. Saranno in azione fino a tutto agosto, mi pare di ricordare. Esatto, e poi probabilmente se avranno loro la possibilità, perché non hanno grandissima disponibilità di equipaggi, perché lì c'è il tema sempre dell'affiatamento tra l'operatore e gli animali, quindi non hanno grandissime unità, tantissime unità, e quindi vorremmo anche estenderlo a settembre, perché devo dire che danno tranquillità. Noi abbiamo avuto un sacco di segnali, un feedback positivo di tanti turisti che sono rassicurati ancora più del fatto che ci siano anche i cani bagnino, che sono attenti alla loro sicurezza. Il dovere di cronaca mi impone di chiederle se ci sono stati già dei casi di salvataggi effettuati. No, grazie a Dio ancora no, perché noi siamo partiti, come in tutta Italia, oramai da poco meno di un mese, quindi insomma consideriamo che da una ventina di giorni c'è veramente il pienone, no? Sabato e domenica, diciamo da un paio di weekend veramente siamo al completo, ma quel completo che le dicevo, che tutto sommato tiene anche sotto controllo il tema del rischio contagio. Ovviamente nei weekend questo argomento è ancora più delicato. Noi abbiamo per esempio anche un sistema di controllo con delle pattuglie che spingono proprio la gente, invitano le persone a stare attenti, insomma, ad evitare di fare assembramento, insomma tutte quelle cose che servono, quei giusti consigli che servono anche a ricordare che questo morbo non è ancora andato via e che è ancora molto pericoloso, e dobbiamo essere molto attenti, e quindi l'attenzione è fatta di tanti comportamenti individuali che sono ancora più importanti di sanzioni, regole, ordinanze. Quindi questa azione di sensibilizzazione fatta dagli operatori, a mio avviso, può dare più risultati ed è più utile di qualsiasi altro ammonimento sanzionatorio, ed è questo il lavoro che noi stiamo facendo con questi gruppi di lavoro sulle spiagge. Per cui anche il tema legato
ai cani bagnino, che sono elemento di novità, vanno visti in questo contesto, in questo quadro che consolideremo negli anni, perché io penso, anzi stiamo spingendo la scuola di addestramento, questa scuola italiana, a trovare un punto diciamo a Sperlonga, proprio per insediarsi stabilmente con la nostra protezione civile. Consideri che noi abbiamo anche nella protezione civile locale anche un gruppo sommozzatori, quindi abbiamo cercato sempre col volontariato di mettere in campo un dispositivo che sia prontissimo in qualsiasi evenienza, per qualsiasi evento, prima ancora di quelli che sono i professionisti, i vigili del fuoco piuttosto che tutto il resto. Questo dà sicurezza e aumenta il livello dei servizi, dà qualità, rassicura e fa un turismo di qualità. Sindaco, mi perdoni, lei non è in scadenza di mandato, eh? No, quest'anno no, 2021. Quindi vabbè, insomma, per questo diciamo che nonostante noi qui in Campania avremo la campagna elettorale balneare, oltre che un paio di comuni che vanno al voto da queste parti, diciamo che ci sentiamo a cavallo del Ferragosto per vedere un attimo anche se ci sono dati che possono sempre rimanere a zero in quanto riguarda i salvataggi a mare, però avremo qualche cosa in più da dirci, credo. Molto volentieri. Intanto buona estate e ci rivediamo quanto presto. Anche a voi, grazie per l'invito, sono a disposizione, comunque essendo di Rimpettà, insomma, siamo separati dal mare, ma siamo comunque un unicum inscindibile. Grazie. Grazie sindaco, buonasera, grazie.